Lucchi è una persona che lavorava come educatore di strada alle piagge per 6 anni con i ragazzi e che nel giro di 6 mesi ha lasciato tutto e ha trasformato questa sua azione pedagogica, l'ha portata all'interno del giornalismo. Abbiamo fondato un giornale che si chiamava L'altra città, questo nel 95, che esiste tuttora, e abbiamo cercato di continuare quello che facevamo in strada con i ragazzi all'interno di una redazione. Usciamo alle piagge con il desiderio di offrire il nostro punto di vista sulla lettura dei fenomeni che succedono sia in città sia a livello però più vasto. Ah, sappiamo dei pregi che c'ha internet, ma il cartaceo mantiene ancora di vantaggio? Beh, il cartaceo ti permette di definire una cosa e di costruirla all'interno di un confine ben chiaro e deciso a priori. Inoltre c'è il grosso vantaggio per noi nel quartiere delle piagge di poterla distribuire cassetta per cassetta in un quartiere dove internet è esploso solo recentemente grazie a Facebook, dove prima si faticava a passare con il sito, mailing list, eccetera. Quindi il cartaceo secondo me ha ancora molto senso e comunque può dare ancora l'idea di un giornalismo di un certo tipo rispetto all'online, che comunque ha tutto un sistema di produzione diverso. Che cos'è la corretta informazione? È importante fare bene, scrivere bene, documentarsi. Io credo molto nella metafora del setaccio: per scrivere un buon articolo bisogna raccogliere tantissime informazioni, poi setacciarle e prendere quel che di buono rimane. Questo è importante, secondo me. Poi riuscire a scrivere in maniera decente, senza strafalcioni, eccetera. Ma si apprende o è innata? No, giornalisti si diventa assolutamente, sì, non si nasce. Si nasce con la curiosità, con tanti altri pregi, ma il giornalismo è una professione su cui se ci si applica si può andare avanti. L'altra cosa fondamentale di correttezza questa verso il lettore è il dichiarare il punto di vista, secondo me. Questo è fondamentale. Io non credo nel giornalismo obiettivo, anche il giornale che si dichiara sopra le parti e cerca di rappresentare tutti dietro ha una scelta negli argomenti di cui tratta, nella titolazione, nel chi far scrivere, nella scelta degli aggettivi, delle foto che accompagnano i pezzi, che alla fine ti connota culturalmente un prodotto e quindi lo fa di parte. Quindi basta con l'inghippo un po' del giornalismo obiettivo anglosassone. Noi dagli anglosassoni abbiamo da imparare molto e riguardo il quarto potere, cioè il giornalismo italiano ormai non è un giornalismo capace di controllare chi comanda, il governo, a tutti i livelli, dal consiglio di quartiere all'Unione Europea, mettendoci nel mezzo quello che c'è. E mentre noi troviamo il giornalismo americano, inglese, degli altri paesi democratici che riesce ancora a far dimettere dei politici perché magari pagano 300 euro con la carta di credito dell'amministrazione. In Italia tutto ciò è impensabile, tutto questo ormai non fa più parte del giornalismo del nostro paese. E come si fa a cercare a trovare una notizia? La curiosità è importante. Sono importanti le redazioni. Allora, il passaggio dal cartaceo all'online ti permette di lavorare molto sul mailing list, gruppi, Facebook, eccetera, e quindi continui una conversazione che però deve nascere, deve esistere, sì, a livello intorno a un tavolo. Bene, abbiamo da fare un giornale, di cosa parliamo questo giorno, questa settimana, questo mese? E lì dallo scambio di intelligenza, dallo scambio di pareri, di opinioni, di tutto quello che insomma sta molto a noi persone per riuscire a capire cosa fare. Da quello scontro, a volte perché è anche uno scontro di opinioni diverse, nascono gli argomenti che poi si va a trattare tutti i giorni. E credo che la soddisfazione maggiore in un lettore possa essere quella di bene, ho imparato una cosa nuova, ho conosciuto un aspetto che prima non conoscevo, adesso posso attivarmi per cambiare qualche cosa e migliorare la mia società. Ecco, se il giornalista riuscisse a instillare questa cosa nel lettore, penso che sarebbe già un buon passo nella sua professione. Spesso, sempre di più, anche i giornali ufficiali e i media ufficiali si buttano sul web e anche i partiti si organizzano sempre più sul web e promuovono anche attraverso il web referendum come nucleare, legittimo impedimento, eccetera. L'intervento dei partiti e dei media ufficiali sul web e sui referendum è una partecipazione positiva o un'invasione di campo indebita? Io credo che sia positiva una prima lettura.
e forse nel caso del referendum anche una seconda e terza lettura, perché è bene che se ne parli, visto c'è anche la RAI che vieta di parlarne, eccetera, eccetera. C'è però, se vogliamo approfondire, un altro aspetto che riguarda partiti, politica e personaggi politici e web, e che è quello che è la Facebook mania. Allora, io sono uno neutrale rispetto ai mezzi, no? Cioè, Facebook può servire a fare delle buone cose, ottime cose, non lo demonizzo. Ci sono sempre più politici però che usano Facebook in una maniera personalistica per passare delle informazioni, e questo è molto pericoloso perché salta il principio fondamentale del confronto. Cioè, la ricchezza del giornalismo e l'esercizio del quarto potere, oltre al potere d'inchiesta, è quello di andare davanti a un politico e potergli fare liberamente delle domande, e soprattutto di poter fare la seconda domanda, perché io ti faccio una domanda, tu mi rispondi e io, in merito alla tua risposta, devo poter approfondire e ritornare sopra per capire bene dove mi stai portando. Facebook questo lo toglie del tutto, quindi l'utilizzo dei media sociali, che può essere di una ricchezza inaudita, sta diventando una cosa che poi, insomma, c'è stato proprio l'FMSI, che è il sindacato dei giornalisti qui in Toscana, che ha fatto ad esempio un comunicato molto duro nei confronti di Renzi per l'uso di Facebook nella vicenda del maggio musicale a Tokyo, no? Cioè, Renzi dava informazioni solo via Facebook, mentre i lavoratori erano obbligati a stare a Tokyo nel momento in cui l'aria era inquinata dal nucleare di Fukushima. E questa è una limitazione oggettiva del diritto di informazione del giornalista, ma soprattutto del lettore, dello spettatore televisivo, di chi fruisce in media web, perché non ha potuto conoscere determinate cose che un giornalista gli avrebbe potuto chiedere.